Buonasera, benvenuti a tutte e a tutti, benvenuti a questa iniziativa denominata 10 anni di Minerva, 10 anni di noi. Insomma, molti sono qui perché sono i vivi protagonisti di ciò che andiamo a celebrare stasera. Sì, perché questa è una celebrazione, è una festa, vedetela come una festa. Questo è un momento più istituzionale, però poi a seguire giù, poi ne parleremo, ci saranno veri e propri momenti di animazione. È la festa di Minerva, appunto, di questa associazione che quest'anno compie ben 10 anni. E perché è una festa? Per, al di là del vero dato anagrafico, del fatto che si festeggino appunto i 10 anni, è una festa perché io credo che sia sacrosanto festeggiare un'associazione che compie 10 anni. Non è un gioco, nel senso che può sembrare, no, beh, che ci vuole arrivare 10 anni. No, guardate, 10 anni di associazione è un bel traguardo, non un arrivo, ma un traguardo da festeggiare. Io solo so quanto bisogno ci sia di associazionismo nelle nostre città, nei nostri comuni. È sempre stato così. Cristiano, il comune in cui ha sede questa associazione, ha sempre brillato sotto questo punto di vista. Ha sempre avuto un tessuto associativo numeroso, vivo, organico alla vita della comunità, e questa associazione appunto fa parte integrante della realtà cittadina. Le associazioni, ora stare qui a spiegare quanto e perché siano importanti, insomma, lo sapete, è inutile sottolineare, anche perché vedo molti di voi ne fanno parte di questa e di altre associazioni, quindi sapete quanto siano fondamentali. E d'altra parte è bene sottolinearlo, perché in realtà, al di là dell'importanza, bisogna anche dire che probabilmente l'associazionismo vive in questo momento storico una fase un po' delicata, una fase critica dovuta a tante ragioni sociali, ma il cosiddetto passaggio di consegne, no? Il passaggio del testimone alle generazioni più giovani non è così semplice come può sembrare. Quindi ecco perché bisogna festeggiare i traguardi come questi di un'associazione che 10 anni fa è nata per opera di una persona che intanto possiamo dire oggi sarebbe felicissimo di festeggiare insieme a noi, sicuramente. Sto parlando del compianto Michele Agnese. Oggi sicuramente sarebbe stato qui in questo tavolo a festeggiare con noi, e insomma nel corso degli interventi tornerà il suo nome, tornerà perché vuoi o non vuoi è strettamente collegato, non fosse altro perché è il fondatore di questa associazione, ma anche tutta un'altra serie di vicende legate appunto a Minerva e a ciò che ha seminato Michele Agnese prima del 2014 e prima della fondazione di questa associazione. A questo punto io passerei la parola a dei saluti, diciamo, istituzionali. Intanto cominciare dal sindaco di Cristiano, Luca Locomo. Okay. Grazie, buonasera, benvenuti. A nome di tutta l'amministrazione siamo particolarmente felici e contenti di partecipare a questi festeggiamenti, perché credo che l'associazione Minerva sia un patrimonio per questa comunità, che va in continuità con il lavoro straordinario che ha fatto Michele Agnese in tanti anni come responsabile e direttore della nostra biblioteca. Voglio ricordarlo perché è una storia che ultimamente ricordiamo spesso, ma che è davvero, credo, fondi le radici di una comunità dove, lo diceva prima Vincenzo, il tessuto associativo non è un tessuto associativo normale, perché vi posso garantire che quando mi confronto anche con gli altri miei colleghi sindaci sono sempre elogiato e mi trovo sempre con questo patrimonio, che non è naturalmente merito mio, di grandissima
collaborazione associativa che non è di tutti i comuni, che non è di tutti i paesi, e questo così deve fondamentalmente a un lavoro di radici che è stato fatto dalla fondazione della biblioteca. Saluto tutti, saluto Mimino, saluto Comasi, chi ha collaborato, sono tante le persone che Minzara hanno conosciuto ben prima di me il grande lavoro che ha fatto il direttore. Però quel lavoro, i primi corsi di musica, i primi laboratori di chitarra, i primi laboratori di fotografici, le tante iniziative, i giornalini che nascevano in quella biblioteca erano proprio i semi che hanno germogliato poi una grandissima capacità associativa, una grande voglia di stare come cittadini attivi all'interno di una comunità. Quello abbiamo visto in questi anni, quanto questo patrimonio ha fatto generare tante cose positive per la comunità. Certo, viviamo un periodo storico che possiamo far risalire anche in modo di vedere dall'avvento anche dei social e poi con l'aggravio del periodo che tutti quanti ricordiamo, quello del Covid, in cui lo stare insieme, l'associazionismo, il fare comunità è diventato più complicato, è diventato più faticoso. Come, scusate il parallelo, è più faticosa in generale l'esercizio della democrazia e quindi l'esercizio del sapersi ascoltare, del sapersi confrontare, del trovare poi delle soluzioni insieme in ogni ambito della vita. E quindi questa palestra culturale, questa palestra associativa, le palestre in generale, sono oggi fondamentali, ed è fondamentale soprattutto riuscire a trasferire alle giovani generazioni che non sono più abituate a stare insieme e a vivere quella fatica del sapersi ascoltare, del saper stare insieme, del saper decidere insieme delle cose. Ed è una sfida, credo, molto importante dei nostri tempi, che io so che ha in cuore anche questa associazione, con il continuo lavoro che fate, cercate anche voi di dare continuamente il vostro contributo in tutti gli ambiti dell'uscibile, diciamo che per quanto riguarda il nostro io volevo testimoniare la gratitudine davvero all'associazione Minerva, della comunità di cristiani a 360 gradi, per il lavoro straordinario che avete fatto, che state facendo e che continuerete a fare. E come vi ho sempre invitato, noi vi spalanchiamo anche le porte dei nostri luoghi pubblici per tutti gli eventi importanti che avete già promosso e che immagino promuoverete nel futuro, perché abbiamo bisogno del vostro contributo, come il contributo di tante associazioni sul territorio, per continuare a credere nella speranza, nello sforzo del dialogo, della conoscenza, dell'approfondimento, che oggi è anche questo un fattore spesso poco frequentato. Le persone sono spesso troppo superficiali e si va alla velocità dello sfogliare le pagine sul telefonino, no? Dello scrollare, così si dice in gergo, le pagine del telefonino e del TikTok. Invece in una società che è molto orizzontale, chi invece in verticale va a approfondire i temi, va a approfondire le questioni, va a approfondire i problemi, visto che c'è una complessità da gestire e da governare sempre più grande, e sono benvenuti e sono un grande contributo a qualsiasi aggregazione civile. Noi dobbiamo essere e dobbiamo dirci fortunati ad avere Minerva, ad avere tante associazioni che questo lavoro lo fanno tutti quattro giorni. Quindi grazie. Grazie Sindaco. Celebrare l'anniversario dell'associazione vuol dire però anche capire come tutto è nato, quando è nato, come è nato. Diciamo nel 2014 l'idea insieme al mese, con supporto delle ex animatrici culturali della Biblioteca Civica Carlo Natale, che stati insomma, ne vedo tante. Però all'epoca, 10 anni fa, un po' importante lo era il CSV, il Centro Servizi Volontariato. Avevamo invitato a tal proposito il presidente Franco Leondino, che si scusa per l'assenza, non è potuto raggiungerci per gli impegni già presi in precedenza. Però abbiamo il piacere di avere con noi l'allora
presidente del CSV, nonché attuale segretario di Confcooperative Taranto, Carlo Martello. E vorrei passare proprio la parola a lui per capire insomma come è nato insomma da questi dialoghi con Michele Annese, come arrivò l'idea poi di fondare l'associazione. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di questo invito che per me è particolarmente importante, perché è importante vedere che l'aiuto che abbiamo dato 10 anni addietro a delle persone per costituire un organismo associativo è ancora vivo, è ancora attuale, è ancora importante, vuol dire che abbiamo impiegato tutti bene le nostre risorse. E è importante anche perché posso ricordare un'amicizia importante che la mia famiglia ha avuto con Michele Annese, prima mio padre e poi io. Questa parola è un po' scomparsa nei giorni attuali, si parla di tanti sentimenti eccetera, ma il sentimento dell'amicizia voi non lo sentite più nominare, e invece con Michele Annese c'è stata un'amicizia profonda basata sulla stima reciproca, sulla condivisione di alcuni valori, di alcuni ideali. Ecco, io oggi sento di aver perso qualche cosa. Voi anche avete perso, ma vi siete arricchiti della sua passione, della sua esperienza, della sua dedizione all'attività. Io ho perso un grande amico che per me è anche stato un esempio da seguire in questa sua passione, questa sua dedizione alla biblioteca, alle attività culturali, eccetera. Quindi non ho potuto essere con voi nel momento più doloroso della perdita di Michele, sono contento di essere qui stasera e mi sento, ecco, di dedicare a lui questa sera. Detto questo, consentitemi di spendere due parole per cercare di farvi comprendere bene cosa è successo nella costituzione di questa organizzazione, di questa associazione. Il Centro Servizi Volontariato è uno strumento di sostegno e di promozione del mondo del volontariato previsto dalla legge 266 che in Italia disciplina il volontariato. Sono degli organismi associativi esistenti in tutti i capoluoghi di provincia d'Italia, i centri di servizio volontariato, e usufruiscono di un finanziamento che eroga a fondo perduto il mondo delle fondazioni bancarie perché possano essere utilizzati questi fondi in favore delle associazioni di volontariato. A Taranto noi abbiamo sempre percepito storicamente un contributo di circa 300.000 euro. Non erogano i centri di servizio dei contributi alle associazioni, però sostengono a volte i loro costi, svolgono delle azioni promozionali. Per esempio, se voi aveste fatto questo convegno stasera chiedendo l'interlocuzione di alcune persone che rappresentavano un costo, voi potevate chiedere al Centro Servizi di Taranto di patrocinare, quindi sostenere esso i costi che voi sostenete. Svolge anche attività formativa il Centro Servizi, tutte queste attività, così come svolge un'attività di sostegno dal punto di vista istituzionale, come abbiamo fatto noi 10 anni fa quando ci chiamaste per costituire questa associazione. Io voglio richiamare un po' l'importanza di fatti associativi, perché il sindaco ha detto una grande verità: c'è una difficoltà oggi a esprimere la democrazia, i comportamenti democratici, l'interlocuzione democratica così come dovrebbe essere gestita. Oggi, vedete, noi conoscemmo una ventina d'anni fa le prime rilevazioni Istat sul mondo del terzo settore e scoprimmo che in Italia c'era una contrazione della pubblica amministrazione del 20%, cioè i comuni e le province si ritraevano perché c'era un problema di risorse economiche. E il mondo associativo aveva un'espansione notevole, c'era circa 30 punti di differenza, mentre il mondo associativo si espandeva,
il mondo istituzionale si contraeva e il mondo associativo si espandeva proprio nel settore che voi avete individuato, cioè quello culturale e quant'altro. Purtroppo avvertiamo dei segni contrari che la Chiesa ha molto ben evidenziato giorni fa. Il cardinale Zuppi ha detto che la nostra è una società in pericolo perché si sta affermando un individualismo sfrenato. Mentre prima noi avevamo più il concetto dello stare insieme, addirittura la nostra Costituzione prevedeva i cosiddetti corpi intermedi, le associazioni sono dei corpi intermedi tra lo Stato e i cittadini, eccetera. Questo sistema oggi pare in difficoltà, probabilmente anche perché il sistema di raccolta delle persone oggi è quello dei social, tutte quelle, mi stavo dicendo pure portieri, scusate, tutti quegli strumenti a volte anonimi, a volte lasciamo perdere. Però ecco, c'è questo lato negativo, questo dell'individualismo, che comporta un dato tremendo, cioè che la persona si ritiene superiore a tutto il resto della società. E questo ovviamente può essere un dato solo emotivo, può essere un dato culturale, ma può sfociare anche in un dato criminale, se ci pensate bene, no? Perché io questo mio individualismo cerco di affermarlo in tutti i modi, nel quotidiano. E molte volte noi assistiamo a episodi drammatici determinati proprio da questo tipo di pensiero, di essere al di sopra di tutto e di tutti nella società. È vero che c'è una difficoltà a esercitare la democrazia sindaco. Io sono una persona di età e mi ricordo i primi convegni in televisione, c'erano argomenti nobili che i politici di qualunque parte politica andavano a diffondere, a confrontarsi. Se uno parlava, l'altro stava zitto, il controparte era sempre su un certo stile di comportamento, di rispetto per il prossimo. Oggi io non seguo molto la TV, però mi piace molto leggere e quindi recepisco queste notizie anche e soprattutto dagli organi di informazione. Oggi, se voi assistete a qualunque dibattito dove si confrontano tesi diverse, non è chi vince, chi illustra meglio gli aspetti positivi della propria tesi, vince chi riesce a offendere di più la controparte. Dice, ma guarda, io vorrei costruire questo perché no, perché tuo padre vendeva la droga. Dice, ma scusate, che cosa che c'entra? No, si cerca di demolire l'avversario, la controparte. E questo, riportato a tutti i livelli, purtroppo genera quello che ha detto il sindaco, una carenza di gestione democratica delle opinioni. Anche gli incontri e gli scontri, meglio chiamarli scontri, gli scontri tra politici nelle trasmissioni, se voi vedete, non hanno grandi contenuti valoriali, hanno molte volte contributi di tipo un'aggressione personale e quant'altro, no? E questo ovviamente è un grandissimo deficit nella nostra società, perché è sì l'espressione dell'individualismo e sì la carenza di capacità di illustrare con argomenti fondanti la propria tesi, ma è anche l'espressione di un'aggressività e di un individualismo che noi abbiamo detto prima è purtroppo un dato pericoloso della nostra società. Ora, noi dobbiamo cercare di invertire la rotta e invertire la rotta lo fanno le persone come voi che individuano, ancora oggi credete nell'associazione, individuano un tema, un argomento, un bisogno condiviso, lo difendono e cercano di sostenerlo, di promuoverlo e di affermarlo. Può essere il tempo libero, può essere la cura dei bambini, degli anziani, dei soggetti
svantaggiati, della pittura. Voi siete associazioni di promozione sociale, quindi per esempio può essere i beni culturali di Cristiano, la pittura, sono tutti questi argomenti che sono un po' a volte trascurati e che le persone, mettendosi insieme, cercano di, condividendole, di sostenerle e affermarle, perché se cadono nel dimenticatoio si perde qualche cosa di estremamente importante. Io voglio segnalarvi, mi fa piacere che il sindaco sia con noi perché è un argomento sul quale si può lavorare, voglio segnalarvi un articolo del testo unico sugli enti del terzo settore, quello che vi consente di chiamarvi ETS, enti del terzo settore. Anni fa c'è stata la riforma del terzo settore, l'elaborazione di un testo unico, sono stati definiti i cosiddetti enti del terzo settore, è stato un momento importante perché per la prima volta lo Stato ha dato a questi organismi una loro soggettività. Prima di questo lo Stato vedeva sempre con sospetto queste forme associative e le disciplinava con decreti e norme di carattere fiscale. Ricordo tra tutti il decreto 460. Perché? Perché a volte era vero, a volte no, però a volte si utilizzavano questi strumenti per gestire economicamente qualcosa e sottrarre qualche imposta allo Stato. Molti non facevano così, lo facevano per altre ragioni, però ovviamente lo Stato deve avere uno sguardo generale sui fenomeni della società e quindi disciplinava dal punto di vista fiscale il mondo associativo. Con il testo unico sugli ETS si è fatto un passo in avanti notevole, cioè lo Stato ha guardato con fiducia a questi organismi, gli ha dato il loro documento importante e voi siete anche ente del terzo settore. In questo testo unico, che purtroppo come accade in Italia necessita poi dei decreti attuativi, e i decreti attuativi del testo unico sono oltre 40 e quindi portano via tantissimo tempo e ancora non sono completi, però c'è un articolo che io vi voglio segnalare perché è un articolo a mio parere molto importante, che è l'articolo 55 sulla coprogrammazione e coprogettazione tra pubblica amministrazione e mondo associativo del terzo settore. Vedete, voi vedete questa scrivania, noi siamo seduti qua e poi là, molte volte tra il funzionario pubblico che svolge precisamente il proprio lavoro e la categoria degli utenti che si siedono dall'altra parte, c'è una visione diversa della realtà esterna. Ognuno la vede con occhi, sentimenti diversi dall'altro. E nel mondo dei bisogni, del volontariato, dell'associazionismo, questi bisogni devono essere letti per quello che sono, devono essere letti in modo analogo tra pubblica amministrazione e utenti e loro associazioni. Altrimenti non si raggiunge il risultato. Se ognuno di noi ha una visione diversa, succede che poi l'intervento non raggiunge il risultato che dovrebbe raggiungere. Con la coprogrammazione e coprogettazione si fa un passo in avanti. C'è la pubblica amministrazione che chiama il mondo associativo, si individua un bisogno e si programma insieme l'attività ritenuta più idonea perché quel bisogno venga soddisfatto. Poi si può passare alla coprogettazione, cioè operativamente come intervenire, come mettere le mani nella terra perché il bisogno, programmata l'azione, venga poi aggredito da un'azione, da un'operatività congiunta pubblica amministrazione e mondo associativo in modo da risolvere realmente i bisogni. Non vuol dire questo, attenzione, che l'organismo associativo che si siede a svolgere la coprogrammazione e coprogettazione abbia poi il canale privilegiato per gestire. Può accadere o può non accadere. Quindi
si individua insieme, si elabora insieme, si dice insieme come fare, poi secondo le circostanze la pubblica amministrazione può fare il bando di gara pubblico, oppure si possono individuare altre forme di gestione sempre secondo legge, senza scavalcare le norme. Quindi non è quello della coprogrammazione un istituto finalizzato a dare una scorciatoia alle associazioni. Intanto purtroppo qualcuno si è fatto quest'idea, ma non è così, e quindi si è corretta la rotta, ma soltanto perché sia più efficace l'azione dei due soggetti. E anche lì, e poi vi lascio a proseguire, anche in questo rapporto, vedete, c'è stata un'evoluzione importante. Mentre prima di questo istituto, che ovviamente ha avuto le sue difficoltà, è stato contestato, siamo andati a finire alle corti di Cassazione, costituzionale. Noi diciamo sempre che abbiamo oggi grandi riserve sul mondo giudiziario e dei magistrati, poi alla fine andiamo a finire sempre là per avere un quadro preciso. E quindi la Corte Costituzionale ha detto che l'articolo 55 è sacrosanto, l'ha detto la Corte dei Conti, tutti i livelli dei magistrati hanno detto che è un ottimo articolo e può essere efficace. Quindi dicevo, è accaduto qualcosa di importante. Mentre prima di questo articolo la pubblica amministrazione era di qua e il mondo associativo era di là, e la pubblica amministrazione concedeva, si diceva che c'era un regime concessorio, concedeva a queste associazioni una missione da svolgere, molte volte davanti a delle risorse economiche. Adesso no, adesso si è individuato, un'area grigia un po' tra il mondo della pubblica amministrazione e quello delle associazioni, un'area grigia nella quale i due elementi si toccano, si confondono, si integrano, e questo è estremamente importante. Questo è il percorso giusto per raggiungere i risultati sia dalla pubblica amministrazione sia al mondo associativo. Credo che voi involontariamente probabilmente abbiate comunque svolto questa attività, perché altrimenti non saremmo qui dopo 10 anni a festeggiare questo incontro, ma si sarebbe sfaldata la vostra associazione. Il fatto invece che ci siate, che riscuotiate l'attenzione importante del comune, del sindaco, che siate ancora tanti a condividere questo momento, vuol dire che le cose hanno funzionato e che quindi siete maturi per essere interlocutori importanti del comune di Cristiano e cercare di mettere a disposizione del comune la vostra passione, la vostra conoscenza per risolvere al meglio i bisogni della comunità. A voi tutti auguri, al sindaco, alla sua amministrazione, i miei complimenti e la speranza che si possa essere utili per la vostra attività. Grazie Carlo Martello per questo focus da una parte sociologico e dall'altra burocratico sul modo del terzo settore e più in generale sullo stare insieme. E guardate, in questi 10 anni di attività l'Associazione Minerva ha avuto sin da subito un target ben preciso a cui rivolgersi, che possiamo a grandi linee dividere in due grandi settori: quello dei bambini e quello degli adulti. Ma di questo poi parlerà in maniera più specifica il Presidente e Silvia Ladona. Ma mi preme a dirlo, mi anticipavo intanto, perché proprio a proposito degli adulti, ben presto, insomma, nacque, subito dopo la nascita dell'associazione, proprio in seno all'associazione, quindi nacque direttamente come espressa emanazione dell'associazione Minerva, l'Università del Tempo Libero e del Sapere, diretta da Silvia Laddomana. E volevo anticipare questo per dire che, oltre all'importanza, insomma, della funzione
aggregante dell'associazione, nel senso che mette insieme persone che si danno degli obiettivi. È molto importante anche la sinergia al di fuori della propria associazione, cioè il riuscire ad avere rapporti collaborativi con altri soggetti. E a tal proposito, l'associazione Minerva ci ha tenuto ad avere stasera il saluto di Palmina Cannone, che non è potuta essere presente, ma adesso manderemo un video che ci ha inviato, presidente dell'Università del Tempo Libero di Fasano, gemellata appunto con l'Università del Tempo Libero del Sapere. Quindi a questo punto tocca a me fare questa cosa. Intergenerazionale
tra chi ha da dare la saggezza e tutto ciò che durante la vita ha accumulato e nello stesso tempo anche dei giovani, quelli che sono le nuove tecnologie. Quindi in questo scambio, in questo osmosi, diciamo, si sta bene e c'è un arricchimento reciproco e non un tagliato, e su questo punto bisogna insistere, perché i docenti vengono per volontariato e bisogna credere in questo volontariato, bisogna avere l'entusiasmo di dedicare un po' di tempo agli altri. Io dico, do agli altri ciò che ho ricevuto e gli altri danno a me ciò che hanno. E quindi in questo volontariato stiamo veramente crescendo tutti, quindi anche la popolazione, anche la comunità in cui queste unte operano deve essere grati ai presidenti, ai soci, ai consiglieri, a tutti coloro che fanno crescere la cultura. E con questo io vi auguro a nome mio e anche di tutto il direttivo e dei soci dell'Università del Tempo Libero, tanti auguri, in bocca al lupo e a una lunga sempre. Questo era il saluto di Pallina Cannone, presidente dell'Università del Tempo Libero e, di Fasano, e che ci ha tenuto, tra l'altro, proprio prima che cominciassimo, a inviare un messaggino agli organizzatori per rinforzare la vicinanza per questo momento, insomma, di festa. Fa i complimenti a tutti quanti e ci tiene ad abbracciare tutti i carissimi amici di Crispiano. E niente, fa davvero tanti anche lui. Bene, a questo punto entriamo, come dire, nel vivo del racconto di ciò che è Minerva, di ciò che è stato e, perché no, di ciò che farà nei prossimi anni. Quindi passerei la parola a Mariangela Liuzzi, presidente dell'associazione, che ci spiegherà un po' come è nata questa associazione, perché poi, se vogliamo, è nata anche per vicende un po' particolari, possiamo dire, in cui c'è di mezzo anche la politica, e ci spiegherà che cosa è stato fatto in questo periodo, in modo particolare lei con occhio di guardo per il settore bambini. Prego. Buonasera a tutti. Prima di tutto mi scuso, perché nonostante io sia molto espansiva, stasera leggerò, perché l'emozione, potete capire bene che è tanta. Per cui ho scritto tutto, tra l'altro, a mano, quindi non ho ancora un'idea di quello che alla fine si può dire. L'associazione Minerva nasce nel lontano 2014 dalla volontà del nostro compianto direttore Michele Annese, in seguito all'interruzione delle collaborazioni delle animatrici culturali della biblioteca. L'amministrazione di allora decise di sospendere le attività svolte nella sezione ragazzi e con esse il nostro operato. Un duro colpo per noi collaboratrici, alcune delle quali impegnate in biblioteca da 20 anni. Personalmente sono entrata a 20 anni e ne sono uscita a 40. Un'età piuttosto importante per cominciare da capo. Però sono del parere che laddove qualcuno distrugge, c'è sempre qualche altro che preferisce concentrare le proprie energie nel ricostruire, piuttosto che iniziare lotte inutili con persone con le quali sarebbe stato deleterio un qualsiasi confronto. La pace, a mio avviso, deve iniziare nelle piccole azioni quotidiane, per poi spostarsi nelle grandi. Abbiamo invece preferito rimboccarci le maniche e, grazie al nostro direttore, ricominciare da capo. Abbiamo usufruito dell'esperienza acquisita in biblioteca e che ci ha permesso di arrivare fino a qui. All'inizio, tutti unite, ci siamo impegnati in quello che meglio sapevamo fare. Io, Emanuele Ancona, Raffaella Gelso, ci siamo occupate delle attività dedicate ai bambini. Maria Montanaro si è occupata del giornalino dei ragazzi e del corso di fumetto. Pina Solito ha indetto un corso di ricamo rivolto alle bambine. Antonella Maggi si è occupata invece nel corso di cucito dedicato alle donne più adulte.
Cristina Cianfarani ha collaborato con il nostro direttore alla stesura del suo libro. Infine, la signora Anna Sorn ci ha sostenuto nonostante non fosse direttamente coinvolta nell'associazione. Alcune di queste collaborazioni si sono poi interrotte nel corso degli anni, per motivi personali e lavorativi di alcune di esse. Ciò non toglie che è rimasto un filo sottile che ci lega e che ci ha permesso di nutrire un profondo rispetto l'una nei confronti dell'altra. Nel contempo, però, si sono aggiunte altre figure molto valide. La mia instancabile, tenace e inesauribile amica Loredana De Cesare, con la quale condivido tutti i miei pomeriggi e che ringrazio. Antonella Nese, Nadia Bumbi, Mariella Stallo, Teresa Montanaro, Gabriele Annese, grazie al quale la parte burocratica della nostra associazione non teme né controlli né confronti, perché è gestita in maniera esemplare. Gabriele si occupa anche del servizio trasporto per i bambini, per i nostri soci a scuola, ed anche quello per aggiungere aeroporti, stazioni o semplicemente visite mediche per chi ne avesse bisogno. All'inizio abbiamo concentrato le nostre forze per creare attività ricreative che si svolgevano di mattina e pomeriggio, attività manuali, lavoretti assortiti, abbiamo detto un laboratorio di cucina, chiamato Le Mani in Pasta, nel quale i bambini hanno potuto creare con semplici ingredienti piccole gustose pietanze che hanno poi consumato sul posto. Nel periodo natalizio abbiamo fritto le pettole, con farina, acqua abbiamo impastato e creato dei bellissimi lavoretti di pasta di sale. Abbiamo fatto tante uscite fuori porta che nel periodo estivo facciamo ancora. Lo scorso anno, per esempio, abbiamo fatto un agito a Castellamasseria della nonna di nostro ragazzo. È stata un'esperienza molto bella, non fosse altro per l'accoglienza che il signora ci ha riservato. Abbiamo svolto, e lo facciamo ancora adesso, giochi di squadra al chiuso e all'aperto, nei quali i bambini si divertono tanto e imparano a gestire la sana competizione. Abbiamo fatto il mercatino del libro e spesso ci congediamo con i genitori nelle spensierate serate in pizzeria. In seguito però, in virtù delle tante richieste che abbiamo ricevuto, la nostra associazione si è concentrata sull'attività di gruppo scuola, lasciando le attività di svago nei mesi di giugno e luglio. L'età dei bambini che frequentano l'associazione va dai 5 ai 14 anni e oltre. E sì, ci sono alcuni che sono arrivati da noi che erano piccoli e adesso sono ormai ragazzi, ed è così forte l'idea creato che non vogliono andare via. Questo ovviamente ci fa piacere, perché in sede si sentono a casa, nonostante regni il rigore, ma anche e soprattutto l'allegria e l'esame. La sede attuale, dove svolgiamo le nostre attività, è in via 14 novembre, sede nuova inaugurata. Come ben sapete però, la prima sede dell'associazione è stata in via degli Aranci, una sede confortevole e accogliente di proprietà del signor Giovanni Pergolese, che personalmente ringrazio per la sua ineguagliabile volontà nell'aver messo a disposizione l'immobile a titolo totalmente gratuito. Successivamente l'associazione è cresciuta e nel 2020 abbiamo trovato un altro posto al quale ci siamo affezionati. Ed abbiamo trovato in Rosanna e Michele due proprietari affabili e disponibili. Diciamo che sul nostro cammino abbiamo incontrato tanta brava gente, a partire dai nostri genitori, che ogni anno ci scelgono, ci supportano, affidandoci i loro beni più grandi, i loro figli. Li ringrazio tutti. Ringrazio mio padre, che si è prodigato per la ricerca delle sedi operative e ci ha aiutato nella sistemazione delle stesse. Ringrazio tutti coloro che anche per breve tempo hanno fatto parte di questa meravigliosa avventura e ringrazio chi continuerà in futuro a farlo. Ed infine il mio pensiero va ad una persona che purtroppo non c'è. Non hanno bisogno di tanti colori, perché sono i fatti che parlano di più. Minerva è e rimarrà sempre una sua creatura, forse la più bella,
perché è composta da persone che lo hanno stimato, rispettato, amato, senza ipocrisia. Si è messo umilmente a fianco a noi e mai davanti, nonostante la sua immensa e carismatica personalità. Ha tramutato in realtà un bellissimo sogno. Non potrò mai eguagliare assolutamente la sua grandezza, ma porterò avanti il suo progetto fin quando mi sarà concesso. Grazie, direttore, per questo sogno. Grazie a te, Maria, per l'intervento preciso, analitico, ma allo stesso tempo di cuore. A questo punto, come dicevo prima, passerei la parola a Silvia Pandopera, che relazionerà più che altro sull'altro lato della sua azione, che è appunto l'università del tempo libero e del sapere. A te, Silvia. Buonasera a tutti e benvenuti. Adesso parliamo dell'università del tempo libero del sapere, della nostra università. Scusate, ma non ce la facciamo proprio. Io sono presidente, direttrice di questa università da 10 anni e prima di fare un racconto, ricordo, vorrei fare una piccola premessa. Noi facciamo cultura e voglio anche ricordare che una delle finalità delle università popolari è proprio quella di promuovere la crescita culturale e sociale di ogni singolo individuo e della comunità in cui opera. La nostra università è intitolata Minerva, Dea della Sapienza. Noi ci rivolgiamo non solo agli amici della terza età, ma a tutti coloro che volendo trascorrere qualche ora del loro tempo libero in compagnia possono arricchire le loro conoscenze nei diversi ambiti del sapere. Vivere insieme quindi per socializzare, per apprendere, condividendo le proprie competenze. La cultura non è un insieme di condizioni intellettuali e basta. La cultura è, come diceva il poeta Eugenio Montale, quello che rimane in ogni individuo quando ha dimenticato tutto quello che ha appreso. Quindi, dalle conoscenze che noi trasmettiamo, dalle informazioni che riceviamo, ci rimane l'essenziale, quel quid che ci permette di acquisire una maggiore consapevolezza di noi stessi, di avere la possibilità di modellare il nostro stile di vita, di avere una maggiore fiducia negli ideali, nei valori, di avere una maggiore attenzione per tutto quello che ci circonda. Questo è il nostro modesto intento, contribuire all'innalzamento culturale del paese. Ma ritorniamo alle origini. Ripeto in breve quello che ha detto Mariangela per sottolineare la nascita delle due cose insieme, associazione di università. L'Università Minerva è nata da una precisa volontà del direttore della biblioteca Michelianese. Oltre a sostenere le tantissime iniziative realizzate in biblioteca, Annese si era adoperato per l'istituzione di una università popolare che offrisse alla cittadinanza l'opportunità di ampliare l'offerta culturale della biblioteca. La presenza di tanti professionisti e di tanti docenti sul territorio faceva ritenere possibile un'azione più incisiva per avviare un percorso di arricchimento culturale e formativo degli adulti, e stiamo aspettando ancora questi professionisti e questi docenti che si facciano avanti. Si auspicava che ciascuno mettesse a disposizione i propri talenti, le proprie passioni, le proprie competenze intellettuali. La proposta, partita dalla biblioteca, di istituire una università popolare fu rivolta all'amministrazione comunale con sindaco Giuseppe Latomara. La proposta ricevette
il consenso unanime del Consiglio Comunale, ma la delibera del 5 aprile 2013 non fu attuata. Sicché nel 2014 il direttore Annise, ormai pensionato e quindi lontano dalle stanze di Bottone, dette vita all'Università del Tempo Libero del Sapere in autonomia, volutamente apolitica e apartitica, fondata sul principio del volontariato. Iniziativa realizzata con il supporto del Centro Servizi Volontariato di Taranto, di cui era presidente il dottor Carlo Martello, che è qui gentilmente tra noi oggi. Il corso sostegno delle ex operatrici culturali della biblioteca, di cui ha parlato Mariangela, che stavano avviando la nascita dell'associazione di volontariato Minerva e lavorando in sinergia, fu redatto lo statuto e avviata l'attività di arricchimento culturale. L'associazione ottenne quindi anche l'iscrizione e il riconoscimento della regione nell'albo delle associazioni di volontariato. Nel 2020, per una crescita ulteriore in ambito organizzativo e per le diverse attività svolte anche all'esterno, il direttivo decise di cambiare lo status sociale e modificare lo statuto, passando da organizzazione di volontariato a associazione di promozione sociale. E anche in questo caso fu richiesta e ottenuta l'iscrizione nell'albo delle stesse associazioni di promozione sociale. Anche le università popolari hanno il loro registro e alla regionale, pertanto sempre il direttivo decise in quegli anni di procedere alla regolamentazione dell'Università Minerva, facendogli ottenere il riconoscimento necessario affinché le attività svolte venissero poi riconosciute e valorizzate dallo stesso ente regionale con contributi e sostegni, dopo la presentazione di una corretta rendicontazione economica e relazione dettagliata delle attività svolte. I vari passaggi burocratici si conclusero nel 2022 quando, per adeguarci alla legge del governo relativamente all'istituzione del codice del terzo settore, la nostra associazione ottenne, in quanto a norma di tutte le varie componenti, l'iscrizione al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Come abbiamo sentito poco fa, noi abbiamo stretto a marzo del 19 un patto di amicizia con l'Università del Tempo Libero di Fasano, presieduta da Palmina Cannone, che ringrazio per il suo saluto. Un gemellaggio che ci apre a realtà culturali diverse in ambito regionale. Mi auguro che tutti i soci, veramente tutti, valorizzino questa amicizia, auspicando un proficuo scambio di iniziative e una più attiva collaborazione con questa università. Ringrazio Gaetano Pepe, che sta tra noi stasera, per il supporto tecnologico offerto gratuitamente e per la creazione del sito internet visitabile all'indirizzo www.associazioneminerva.org. Ringrazio Giovanni Percolese, che generosamente e gratuitamente aprì le porte nella sua proprietà in via degli Aranci per consentirci di avere una sede operativa per i nostri incontri. Quindi sopra c'erano i ragazzi e a casa di Giovanni Percolese ci stavamo noi. Successivamente noi ci siamo trasferiti in un locale di proprietà familiare. In questi 10 anni sono sorte a Cristiano tante associazioni, tutte generose nell'offrire proposte innovative in diversi ambiti: arte, gastronomia, artigianato, musica, danza, teatro, creatività manuale, attività socio-assistenziali. Associazioni che, senza alcuna velleità di competizione, promuovono la condivisione, la compagnia, l'alternativa alla solitudine, alla routine quotidiana. Perché la solitudine, in effetti, è il male della nostra epoca. Siamo sempre più connessi, ma sempre più soli. Non sono i social che ci devono aiutare. Non accontentiamoci di incontri virtuali, ma instauriamo relazioni umane autentiche. Alimentiamo momenti di incontro reali, conviviali, che ci permettano di soddisfare curiosità, di vivere emozioni e di creare sane amicizie.
L'Università Minerva è 10 anni organizzato incontri culturali settimanali il martedì pomeriggio e continuerà a farlo. Abbiamo parlato in questi 10 anni di letteratura, di storia, di geografia, di religione, di arte, di economia, di diritto, di musica, di psicologia, di medicina, di informatica, di alimentazione, di botanica, di pubblicità e marketing, di tradizioni popolari. I relatori sono stati, sono e spero lo saranno, i nostri concittadini, ma possono anche intervenire altri che non sono bispianesi. Tutti volontari, generosi, disponibili, responsabili, a cui va il mio sentito ringraziamento. Un ringraziamento necessario va rivolto alle mie valide collaboratrici Anna Presciutti e Liliana Marangi. Amiche di grande sostegno anche per me, voglio dire un ringraziamento particolare lo dobbiamo tutti noi di Minerva rivolgere a Gabriele Annise, supporto indispensabile per tutta la nostra comunità. Nella logistica, nella soluzione di questioni pratiche, nelle comunicazioni digitali, insomma. Nel corso di questi 10 anni abbiamo presentato capolavori letterari, tra i quali citiamo Madame Bovary di Flaubert, Gemelli di un libro di Joyce, Il piccolo principe di Saint-Exupéry, Novelle di Verga, Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Stiamo seguendo un percorso di conoscenza della storia della musica, della storia dell'arte e della storia di eventi politici e sociali. Stiamo seguendo Dante Alighieri nel suo viaggio nei tre regni ultraterrini. Un'altra iniziativa è quella delle rubriche Una finestra sull'arte e il racconto mitologico, curate rispettivamente dagli amici Antonio Santoro e Anna Presciutti. Antonio ci dà una delle perle di conoscenza artistica, Anna ci trasporta nel mondo fantastico della mitologia. Anna ha anche un altro talento, con semplici pennellate sa tradurre in immagini, emozioni, riflessioni, momenti intensi di vicende vissute. Sua è stata l'ideazione di un calendario nel 2022 con 12 pagine contenenti i suoi disegni artistici raffiguranti Minervina, la nostra mascotte, in più circostanze. Calendario che abbiamo stampato e divulgato. Sono stati realizzati sempre da Anna Presciutti tanti segnalibro con i suoi disegni ispirati ad argomenti sviluppati nei nostri incontri o a vicende contemporanee. Un'altra area privilegiata è quella dell'educazione linguistica. Con la rubrica La parola d'incontro, i soci di Minerva si cimentano ad elaborare la parola segnata. Un bel risultato, vengono realizzati componimenti originali, divertenti. Ovviamente si tratta di piccole esperienze di scrittura creativa, gradita e stimolante. Veicolo anche questo di trasmissioni di proprie emozioni culturali. Componimenti che poi saranno racchiusi in una raccolta da stampare. Un'altra iniziativa da ricordare è l'istituzione di una bibliotechina, realizzata dai soci attraverso la donazione o il prestito dei loro libri. Questo stimola il piacere della lettura, sia quella di pura evasione, sia quella più impegnata. Attraverso la lettura di tante opere, noi anche riusciamo a conoscere quel guazzabuglio del cuore umano, come dice Alessandro Manzoni. La lettura ci aiuta a pensare, ci aiuta a riflettere, la lettura ci aiuta anche a modellare la nostra identità, la nostra personalità. È stata realizzata anche la stampa di una raccolta, racconti plurali, esercizi di stile, scritti originali realizzati da alcune socie. Abbiamo fatto anche altro. Abbiamo organizzato escursioni turistiche nei territori vicini, abbiamo vissuto in allegria serate di intrattenimento musicale, abbiamo condiviso momenti di convivialità a tavola, cene sociali, tombolate, abbiamo celebrato ricorrenze storiche, religiose e civili, abbiamo anche organizzato alcune mostre di lavori artigianali di soci per valorizzare i loro talenti e la loro creatività artistica. Abbiamo allestito un'altra mostra relativa a foto storiche di Crispiano, custodite da un nostro concittadino, Augusto Liuzzi.
Abbiamo organizzato un percorso culturale e artistico nelle vie del centro storico di Crispiano dal tema Natale con Dante e gli artigiani. Abbiamo presentato un libro, Ricordi di una vita, che ha come protagonista un nostro concittadino, Giovanni Battista Marangi, costretto ad emigrare all'estero, poi al nord Italia, per le ristrettezze economiche della famiglia. Il libro è stato scritto dalla nipote Palma Lisa Giuliani. Abbiamo presentato in occasione dei tanti giorni della memoria, da noi celebrato ogni anno con video e letture, il libro Vincenzo Landi, deportato in Germania, di origine putignano, scritto questo libro dalla figlia Giusi. In contemporanea, cioè mentre presentavamo questo libro, abbiamo potuto salutare l'autore e la figlia tramite video collegamento online. Recentemente abbiamo organizzato la presentazione del libro La Biblioteca di Crispiano di Michelianese alla Masseria Francesca. Infine, l'ultimo nostro impegno è stato l'incontro in biblioteca col poeta Giuseppe Goffredo, del quale abbiamo presentato l'opera Cadere nutre la terra. Incontro organizzato in collaborazione col Sindacato Pensionati Italiani, sezione di Crispiano, sotto l'incoraggiamento e diciamo il sostegno di Antonio Magazzino, che è componente del direttivo. L'università ha un proprio gruppo WhatsApp che facilita la comunicazione tra soci e non soci, la visualizzazione e la divulgazione delle iniziative organizzate. Questo è il nostro progetto culturale che porteremo avanti perché ci crediamo. Invito quindi tutti coloro che lo desiderano, soprattutto le generazioni giovanili, 40-50 anni, a partecipare ai nostri incontri, a offrire consigli, a proporre, suggerire qualsiasi altra iniziativa. Noi saremo contentissimi di aprirci ad altre realtà. Quindi vi saluto e vi ringrazio per la gentile partecipazione a questo evento. Grazie Silvia, grazie, davvero un grande impegno quello messo in campo in questi anni della vostra associazione, tanti progetti, tanti incontri, tante cose belle. Insomma, credo di farmi portavoce non di la cittadinanza, davvero la gratitudine per quello che fate e l'augurio insomma che tra 10 anni magari siamo qui a rinnovare questa festa. A proposito di festa, prima di passare all'ultima parte di questo incontro, l'invito che la soluzione di Nervo vuole fare è quello di rimanere in piazza, qui in piazza Mauro delle Amiche, dove a breve, subito dopo questo incontro, partirà l'animazione per i più piccoli, quindi se avete figli nipotini andateli a prendere, perché ci saranno le mascotte a cura della Max Magic Music Academy. Mentre i più grandi troveranno il mercatino dell'artigiano del riuso a cura dell'associazione Telos. Ma ci sarà anche della musica con la presenza della violinista e ballerina performer Chiara Conte, che dovrebbe esibirsi intorno alle 20. Visto che ci siete poi il consiglio, qui torniamo come esatto all'università, è quello di visitare la mostra delle attività svolte dall'università, in realtà da tutta l'associazione in questi anni, che è stata allestita nel locale in corso Vittorio Emanuele 32, se siamo più per lo più tra cristianesi, per intenderci, dove c'era fino a poco tempo fa l'Ottico San Giulio. È di fronte all'Italia. Esatto. Mostra aperta ieri, visitabile fino a domani, dalle 9.30 alle 12, dalle 17 alle 21. Bene, adesso passiamo all'ultima parte, come dicevo, di questa serata, la parte più a sorpresa, possiamo dire così, anche se insomma nella locandina è stato annunciato, però probabilmente una sorpresa, è stata almeno fino a quel momento una sorpresa per i più, perché qui introduciamo un'altra persona. C'è stata una persona, senza tanti fronzoli, figlio di Silvia Laddoma del Michelianese, giornalista del Resto del Carlino, Giampaolo Annese, stiamo parlando di lui, che negli ultimi tempi, nell'ultimo anno, ha deciso di fare qualcosa, un po' per indole personale, negli ultimi 7 mesi.
di vita del suo papà, aveva deciso, come dicevo, un po' per indole personale, no? Quando si è abituato a mettere nero su bianco anche a livello professionale, è una cosa che ti porti dentro, e quindi aveva deciso di iniziare una chiacchierata con suo padre, una che alla fine ha assunto la forma di una vera e propria intervista, e che ha deciso di chiacchierata dopo chiacchierata, fin quando è stato possibile, fin quando Michele Anese è stato lucido, è riuscito a rispondere alle domande di Giampaolo, dicevo, ha assunto la forma di una vera e propria chiacchierata, e Giampaolo ha voluto racchiudere in un volume intitolato Dimmi chi era il chiodo, chiacchierata con Michele Annese, mio padre. L'autore Giampaolo purtroppo oggi non è qui, quindi più che una presentazione questa di questo volume, direi che si tratta più che altro di un'introduzione. Ci ha preparato un video che ora vi mostreremo, quindi dicevo, un'introduzione al volume. Che non vuole avere ambizioni, come dire, editoriali, infatti, lo diciamo subito, non lo troverete in vendita. Si tratta di un ricordo, di un omaggio, di un regalo che Giampaolo ha voluto fare probabilmente in primis a se stesso, poi alla sua famiglia e più in generale a chi ha conosciuto e chi ha voluto bene a Michele, intervistando appunto, come dicevo, suo padre negli ultimi mesi della sua vita. Il libro non lo trovate neppure qui stasera, e chi desiderasse però averne una copia potrà farne richiesta contattando l'associazione da domani al numero che vedete qui alle nostre spalle sullo schermo. Quindi a questo punto io manderei il video di Giampaolo Annese che ci ha voluto dare. Ciao, volevo essere presente a questa serata, ma non è stato possibile. Appunto, grazie alla tecnologia abbiamo rimediato. Presento il mio libro su mio padre, di Michele Anese, Conversazioni con Michele Anese e con mio padre. Prima però volevo rivolgere un ringraziamento e un augurio all'Università Minerva per i suoi 10 anni, e un ringraziamento anche ai relatori che si sono succeduti in questi anni, con l'augurio che il percorso possa essere ancora lungo nel futuro. E passando al libro, il libro è una conversazione, sicuramente informale, una chiacchierata che ho avuto con mio padre dall'agosto 2023 a dicembre, prima che morisse. Lui è morto qui un mese dopo, a gennaio, che a quando è stato possibile siamo riusciti, abbiamo fatto questa chiacchierata e io insomma, ho registrato tutto quello che diceva, e le domande che riponevo, secondo me è venuta fuori una cosa carina che così compensata. Si parla della sua vita privata e della sua vita pubblica, e spesso i due piani mi viene ammesso che si intrecciano. Si parla delle origini umili della sua famiglia, la difficoltà che ha avuto nel studiare, la biblioteca, la comunità montana, le 100 masserie, ma anche gli aspetti più meno conosciuti, diciamo, che so, di minacce ricevute, di corruzione, ma anche gli aspetti più goliardici, per esempio le tavolate, no? Queste tavolate che io ricordo quando ero bambino, con gli amici, in cui emergeva quella che io chiamo una certa cristianità, quell'ironia, quel disincanto nell'affrontare le cose, anche quell'allegria però sempre venata di malinconia, che è un po' il tratto, no, che tutti ci portiamo dentro. È un'opera, come si può dire, incompiuta, nel senso che io ho dovuto chiedere altro a mio padre sul piano personale, sul piano pubblico, le delusioni, insomma, anche lavorative e anche altri suoi successi, però ovviamente non è stato possibile. Quindi si percepisce proprio nel libro questa brusca interruzione a un certo punto, che però secondo me restituisce bene la situazione che abbiamo vissuto, si parla anche della sua malattia nel libro. Distaccherà, credo, qualche lacrima, ma spero anche qualche sorriso. Mi auguro che possa ripassare qualche ora piacevole leggendo. Io rivolgo ancora un ringraziamento al Consiglio dell'Università di Minerva e vi auguro buon proseguimento di serata.
per quanto riguarda il libro, avete poi vi saranno indicate le istruzioni insomma per riceverlo. Grazie ancora, ciao. Bene, le indicazioni le avevamo anticipate, per chi volesse ricevere una copia del libro, da domani insomma potete contattare l'associazione Minerva e al numero si viene è dietro di noi. E, bene, a questo punto non so se Silvia, Marianne vogliono aggiungere qualcosa. E, io vi ringrazio intanto per aver pensato a me per guidare questo bel momento di gioia. E grazie ancora, credo, a nome davvero di tutta la comunità per il vostro impegno e auguriamo all'associazione dell'università ancora tante cose belle. Nel frattempo ringraziamo te, ringraziamo la tua professionalità e ovviamente ringraziamo tutti i presenti qui stasera. Grazie. Grazie a te. Allora, di nuovo tanti auguri all'associazione Minerva, grazie a voi per la calorosa e massiccia partecipazione. L'invito, come dicevamo prima, è quello di rimanere in piazza, c'è l'animazione per i bambini, c'è musica, c'è il mercatino e poi la mostra di 10 anni di Minerva. Grazie a tutti, buona serata. Per la foto, sì, amore, chi vuole la può fare tranquillamente. Ehi, attenzione che stanno le videocamere, ci registrano qua, eh? Fate Roberto, vieni amore, vieni. Vuoi fare la foto con Mini e Topolino? Ah, vuole fare il selfie con te, Mini! Vedi che Topolino è geloso. Bacino a Topolino? No? Vabbè, arriva la mia figlia. E dopo puoi fare tutte le foto che vuoi, eh? Dopo farti una canzone, raga, come dobbiamo saltare. Dopo dobbiamo cantare un po'. Mi devo far cantare il Locchetti, che mi pensate? Aspettate, forse per qualità di... Aspettate, per qualità di... Dai, amore, vuoi fare... Vuoi che la faccio io, proprio? Quindi fronte, aiuto. E ci... Guardate che c'è tanta luce. Guardate che è andata. Vuoi qualche altra foto qui? No, no, no. Fare un'altra foto? Aspettate. E ricordate di taggare le pagine Facebook e Instagram massima animazione. Allora, tutti i maschi vicino a me, come va a cercare tutti i maschi vicino a me. Tutti i maschi, chiaramente nel posto. E le vite stanno. Come si fa? Ehi, guardate qua, ci... Quindi sai che si chiama la casa? Perfetto, che ci siamo? Vogliamo un balletto con Bimbo? O prestiamo con i pochi?
fare un applauso a Gabriele e la sua associazione, quindi tanti tanti auguri anche a voi. Tienimi su quando sto per cadere, tu sediti qui, parlami ancora, se non ho parole io non te lo chiedo mai, ma portami al mare a ballare, non ti fidare, sai quando ti dico che va tutto bene così. E perdonami, sono forte sì, ma poi sono anche fragile. Io è musica da ballare, quindi se volete vi aspetto qua al centro come in campo sulle mani insieme. Pelos.